ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Per chi è nuovo e non mi conosce, di solito mi trucco di più di così, ok? Però oggi è il mio giorno libero ed è l'unico giorno in cui posso non truccarmi. Quindi lasciamo respirare un po' questa pelle, perché visto il caldo che c'è fuori, poverina. In più, questa settimana è diventata vecchia di un anno. Sì ragazzi, sono invecchiata, è stato il mio compleanno il 10 maggio, ma voi vedrete questo video molto avanti, quindi saranno passati un mese praticamente, spero di no. Allora ragazzi, su TikTok, su Instagram, su Pinterest, in realtà si dice Pinterest. Allora ragazzi, su TikTok, su Instagram, su Pinterest mi appare questo top che sta facendo il giro del mondo praticamente, l'hanno fatto tutti e ovviamente volete che non lo facciamo anche noi? Sì, lo faremo anche noi. Questo top mi pare che l'ha fatto Blue Marine nella collezione estiva. L'ho visto indossato anche da Dua Lipa e mi fa impazzire. Cioè, mi piace troppo e lo voglio. L'occorrente per questo progetto, ragazzi, per prima cosa è buona colazione, ok? 2000 years later. Dopo un buon caffè, l'occorrente per questo progetto sarebbe un tessuto. Scegliete quello che volete. Io ho scelto questo jeans rosa e una rimanenza di un progetto molto vecchio e mi sembrava il caso. Non volevo distruggere un paio di pantaloni di jeans che avevo, ma ovviamente se avete dei jeans o qualsiasi cosa in jeans vecchio, ma potete farlo anche con qualsiasi tessuto, e non per forza deve essere di jeans. Mi sono vestita di rosa, oggi siamo anche in pandan, quindi ho deciso di farlo con questo. Poi, scusate ma mi era caduto, lo spaghetto, cioè quello che userete per le bretelle. Io ho questo spaghetto elasticizzato, super sottile, lo trovate in merceria, in qualsiasi merceria. Si chiama coda di topo. Coda di topo si chiama? Sì, coda di topo. Poi il manichino che io ho già preparato ed è qua. Ho già messo, allora, se non avete un manichino, una cosa che potete fare è magari mettervi un body o qualcosa di molto aderente addosso, in modo che poi riuscite a disegnare bene la farfalla su di voi, più che altro per un discorso che così riuscite a capire bene dove fare la pence sul seno, in modo che poi l'ala della farfalla vi resta bene, vi copra bene il seno. Io sto usando questo manichino, nonostante vi abbia detto mille volte nei miei video che non è della mia taglia, ma diciamo che per dei top così, dove con lo spaghetto riesco a regolarlo dietro, va benissimo, perché comunque non ha un seno esagerato, quindi ha una seconda B, quindi un seno abbastanza minimo, piccolo. What a fox! Passato da VIP di hai diritto a te, al tuo gruppetto di hai diritto. C'è l'etichetta! Ragazzi, questo è quello che è venuto fuori, mi sono fatta solo metà perché poi lo taglierò in doppio. Qui ho fatto una pence, sto pensando se tagliarla così, se fare tipo una pence qua su oppure due, per dare ovviamente la vestibilità del seno, quindi creare una coppa. Perciò non lo so, sono indecisa se tagliarla per così oppure per così. Comunque me la sono segnata in ogni caso, in modo che so dove finisce tipo il capezzolo. Niente, ho deciso di tagliarla sopra, quindi vediamo quello che esce fuori. Se volete seguire quello che sto facendo io, se no fate come vi pare, ragazzi. Adesso vado a tagliare tutto in doppio, ok?
Allora ragazzi, ho avuto un'illuminazione, ho deciso di dividere tutto, quindi di tagliare le parti. Questo è l'ala, quindi le ho divise, e poi questo è lo stello, più o meno così. Comunque le ho divise, ho diviso i pezzi perché ho deciso che voglio quell'effetto tipo tagliato. Quindi mi servono 4 pezzi di queste due alle. Quindi mi servono 4 alle e poi mi servono 2 tagliati, ovviamente. Questo qua mi serve l'altra metà e poi me ne serve un altro. Quindi in realtà mi servono solo 2 doppi. Spero che ci siamo capiti. Comunque li taglio e poi vi faccio vedere i pezzi che mi servono. Ho deciso così perché dopo vi faccio vedere. Secondo me viene molto meglio, si capisce meglio che è una farfalla. Bene ragazzi, ho fatto le pence a tutte le 4 ali. Come potete vedere, 1, 2, 3 e 4. E queste sono le nostre alette che andranno qui. Ora sto pensando di fare tutto intorno a tagliacucci, in modo che non si sfibra, si sfilano, e sì, in modo che non si sfilano, ecco. Allora ragazzi, questi sono i miei pezzi a tagliacucci, come potete vedere. Adesso vado a dargli una stirata che sono un po' stropicciati. Ho fatto questa cosa qua a macchina, fatta malissimo. Mi è venuta proprio malissimo, ma chi se ne frega, volevo darle, sapete, quel corpicino alla farfalla. E poi mi sono fermata perché ho detto non faccio la stessa cosa qua, perché so già che verrà fuori un disastro. Quello che vado a fare adesso è unire i miei pezzi, così gli do un punto qua, un punto qui, e poi ci attacco il cosino in mezzo, così mi regolo dove mettere le bretelle. Mi sta venendo un dubbio perché a differenza dalla foto i miei pezzi sono veramente minuscoli. Cioè vabbè che non ho delle tete grandi, però cioè questo pezzettino dovrebbe coprirmi un seno. Non lo so, ho paura di averli fatto troppo piccole. Cioè una farfalla minuscola. Spero di sbagliare assolutamente perché non ho voglia di rifare da capo. Allora ragazzi, la nostra farfalla è pronta per essere indossata. L'unica cosa è che voglio farli con degli strass, delle venature. Mentre monto me ne rendo conto delle cazzate che dico, quindi comunque volevo aggiungere che alla fine non ci ho messo gli strass perché li ho appoggiati sopra e mi sembrava un po' troppo pacchiano, quindi ho deciso di lasciarlo più semplice possibile perché less is more. L'ho fatto in 3 ore ragazzi, quindi direi che è fattibile. Consigliatissimo! Bene ragazzi, questo è tutto, spero che questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi annoiate fatelo perché veramente è super divertente, non sto scherzando, ci metti poco, poi lì a pensare come attaccare, come fare. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, di sicuro mi direte che è troppo grande sul seno, ma ragazzi, cioè, non ce n'è di seno. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Muah!